Bentornati o benvenuti in un nuovo video. Finalmente un Get Ready With Me è una vita che lo voglio registrare. Abbiamo anche uno sfondo un pochino decente. Sto girando a casa della Queen, che ci siamo un po' settate, diciamo un mini studio. Sto ancora cercando di capire bene la questione luci, quindi perdonerete se questo lato è più ombreggiato di questo, che in teoria dovrebbe essere tutto così, ma ci organizzeremo prossimamente, ve lo prometto. Comunque, tornando al discorso Get Ready, vi ho chiesto di farmi le domandine su Instagram e quindi mi avete fatto un sacco di domandine. E vi dico subito che, a parte vabbè alcuni prodotti di cui magari parleremo così, gli altri ve li scrivo tutti in descrizione, così non ci stoppiamo nel parlare, se no è un casino. Oggi voglio fare una cosa diversa, quindi inizierò dalle sopracciglia e le vado a correggere con il correttore, tipo un po' Instagram style. Tra l'altro, perdonerete se vedete che ho questo occhio rosso, ma ieri mi sono struccata e ritruccata tipo 7 volte, quindi mi lacrima ancora da allora. Quando vedrete questo video, io avrò già fatto una cosa, perché l'andrò a fare domani, oggi è venerdì. Una cosa che vi ho detto qualche tempo fa che avrei fatto, appunto, è un intervento, quindi già da questo l'avrete capito. Ve l'ho tenuto segreto, tra virgolette, perché non si sa mai, ragazzi, tutte cose, che ne so, gufano, fanno. Meglio tenerselo per sé e dirlo quando è stato fatto. Quindi io, visto che vi parlo dal passato e voi siete nel futuro, ve lo posso dire tranquillamente. Per chi non lo sapesse, appunto, io ho perso tipo 50 kg, una roba simile. Quindi ho, o meglio avevo, perché ormai non ce l'ho più, un seno molto svuotato e con una forma particolare già da quando sono nata. Quindi in teoria era una cosa da fare già da tempo. Adesso ho colto la palla al balzo. Sono giovane, lo so, c'era tempo di farlo più avanti, però ormai l'ho fatto. E poi vi farò un video a parte dove vedrete il prima, il dopo, il durante, le mie sensation, insomma tutto quanto. Devo dire, ad oggi, che è il giorno prima, insomma, dell'intervento, non sono per niente impaurita, spaventata. Anzi, sono molto curiosa di vedere il dopo. Fatto ciò, adesso che abbiamo le nostre eyebrows on, iniziamo il trucco. Vado ad applicare un correttore come base e appena scelgo la palettina cominciamo anche con le domande. Allora, credo proprio che oggi andrò a utilizzare questa qui che mi sono portata. Non l'ho mai utilizzata, cioè proprio nuova di zecca. Quindi così, guardandola di prima acchito, mi è venuta in mente questa idea, perché poi vorrei utilizzare anche il liquid eyeshadow di Stila. Io ho il colore Kit and Karma, che è fantastico, quindi lo voglio utilizzare. Quindi comincio applicando Axis e nel mentre ci prendiamo una domanda. Lucy-pat04 mi chiede: parteciperesti mai al Grande Fratello? Sapete perché mi piace questa domanda? Perché io, vabbè, ho sempre seguito Grande Fratello da che ho memoria, perché comunque mia madre si guarda sempre questi programmi trash. Solo ultimamente, diciamo, mi sono cominciata a porre la domanda e a chiedermi: sarebbe figo partecipare al GF? Partiamo dal presupposto che, per come sono io, che sono molto, non chiusa, però riservata, mi piace fare le cose per conto mio, eccetera eccetera, poi insomma lo vedete anche da voi, sarebbe un po' una cosa assurda, diciamo così, perché tutti devono sapere tutto dei cavoli tuoi, cioè comunque non puoi nascondere nulla, sia delle cose che fai dentro ma soprattutto delle cose fuori. Sarebbe una cosa figa perché dici: ok, abbatto questo muro e tutto quanto, però poi ecco, non so quanto durerei, più che altro. La risposta a questa domanda è sì, però non succederà mai. Elena Mililli mi chiede: pensi che il lavoro della makeup artist sia meglio qui in Italia o all'estero? Oh oh, buona domanda. Il lavoro di makeup artist è bello anche perché si può praticamente fare ovunque. Se siete brave, poi meglio ancora, perché sì, ce ne sono tanti, ma bravi un po' di meno. Comunque, a parte questo discorso, che poi è un altro, sicuramente all'estero sono più avanti rispetto all'Italia con le tecniche, i materiali, e quindi di conseguenza il lavoro logicamente viene meglio, perché poi di bravura noi in Italia ne abbiamo tanta. Purtroppo veniamo valorizzati poco, un po' dalla società, un po' da chi ci guida, e quindi gli altri risultano sempre migliori. Però l'Italia avrebbe tante qualità, tantissime. Però ecco, io onestamente, se vi devo consigliare, avete possibilità di andare all'estero a studiare, a lavorare, sicuramente fatela, anche solo come esperienza. A me ad esempio piacerebbe tantissimo. Io purtroppo sono un po' legata alle mie abitudini, ai miei parenti, eccetera eccetera, quindi non so se riuscirei onestamente, però mi piacerebbe. Ora prendo un po' di cipria, questa qui, e mi fisso la zona sotto l'occhio.
occhio. Ora che mi sono creata questa base, vado direttamente con l'ombretto questo qui. Tra l'altro questi ombretti di Stila, perché molti me l'avete chiesto quando ve l'ho fatto vedere su Instagram, si possono acquistare su Asos. Ci sono anche parecchi colori e a me piace tantissimo questo. Poi ha lo scovolino, però io preferisco applicarmelo sulla mano, almeno il primo strato. Provate ad applicarlo con un pennellino perché sennò si asciuga subito. Ma state vedendo che luce pazzesca fa. Infatti ne voglio assolutamente comprare altri. Costa un pochino perché costa mi pare intorno ai 30 euro, però secondo me li vale dal primo all'ultimo proprio. Poi sono ormai qualche settimana che mi diletto con i mini video su Instagram. Anche per questo dovete andarmi a seguire, che poi ogni volta che ne faccio uno me lo riguardo 20.000 volte perché mi piacciono proprio, con la musichetta e tutte le mosse veloci. Insomma, facendo questi mini video più spesso mi è proprio rivenuta la creatività, diciamo così. Quindi sto sperimentando trucchi diversi, anche prodotti diversi. Quindi fatemi sapere se anche a voi piace la cosa, ma sto vedendo di sì su Instagram. Fatto ciò, adesso prendo lo scovolino, lo pulisco un po' perché sennò è davvero carico, e ci vado proprio sopra. Possiamo anche fare un effetto, vedete, tipo cut crease, perché mi taglia proprio bene col pennellino. E poi mi sfumo sempre verso l'angolo. Quindi niente, ecco, sostanzialmente nella mia vita non è successo nulla di che. Tra l'altro oggi è San Valentino, ragazzi. È il mio 21esimo San Valentino da single. Penso sia un record questa cosa. E non toccherei proprio il tasto, perché sennò qua non riusciamo più. Quindi passerei direttamente a un'altra domanda. Simona Tracci Basso Marzocca mi chiede: ti sta piacendo Vikings? Perché ho iniziato appunto questa nuova serie. Sapete che io sono malata di serie TV, ne vedo in quantità industriali. Infatti ogni tanto mi sbaglio e mi dico: ma quella non stava nell'altra serie? Può essere anche a volte, però a volte no, flasho proprio le cose. Vikings mi sta piacendo da impazzire. Come vi ripeto sempre, io adoro le serie TV a fondo storico, comunque su eventi accaduti o personaggi reali, quindi mi sta proprio piacendo molto. Senza spoiler vi dico, parla praticamente di questi vichinghi, quindi partiamo dal presupposto che sono tutti degli belli omaccioni, biondi, mori anche, però con gli occhi chiari, insomma pazzeschi, proprio come piacciono a me, che sostanzialmente, sostanzialmente, detto proprio in maniera spicciola, si uccidono tra di loro così in maniera molto naturale, come se nulla fosse. È ambientato tipo nel 700-800 avanti Cristo e mi piace tantissimo l'ambientazione, mi piacciono da morire i trucchi, ragazzi. Io ormai da quando ho fatto l'accademia non riesco più a vedere un film o una serie senza poi pensare al make up, le cose, cioè a volte mi guardo la scena e dico avete sbagliato fondotinta, troppo giallo, oppure qui il sangue è troppo gelatinoso, ed è una serie piena di sangue. Comunque in generale, parlando da ignorante diciamo così in materia, mi sta piacendo molto. Molto. È una serie non noiosa affatto. Giusto la prima stagione è un po' introduttiva, quindi vi fa capire meglio magari i personaggi e quello che succede, quello che fanno, un po' così. Poi dopo comincia tutto quanto. Moltissimi mi hanno detto: guarda, addirittura per alcuni eventi è meglio di Game of Thrones. Allora ragazzi, cioè, non esageriamo, ok? Tra qualche mese, mi pare il 24 di aprile, uscirà l'ottava stagione e non vedo l'ora. Applicato il fondotinta mi pulisco un attimo la mano, che c'ho, altro che la guerra di Vikings. Passiamo al correttore, che ormai è sempre lo stesso. Altro giro, altra corsa, altra domanda. Allora, caramel.cookies4 mi chiede: è in programma il tatu? Vabbè ragazzi, ma questa cosa sarà sempre così, cioè una volta che inizi si sa che non si finisce. È impossibile dire ho solo un tatuaggio, mi faccio solo un tatuaggio, non è così. Io ultimamente ne ho fatto 3. Questo qui sul polso è la firma di mio nonno, che come sapete è venuto a mancare recentemente, ed è proprio la sua firma. Poi mi sono andata a colorare questo fiocco di neve che avevo fatto qualche tempo fa. Tra l'altro PS, devo fare anche il video aggiornamento dei tatuaggi, lo farò perché come vi avevo promesso lo faccio in inizio anno. E poi ho fatto sempre per mio nonno un altro tatuaggio sul piede, quello non ve lo spoilerò dai perché sennò vi dico tutto, però certo che ne farò altri. Esempio banale: quando avrò un figlio, se mai lo avrò, perché di questo passo non lo so, che non te lo fai il nome, che non te la fai l'improntina, quella appena nata, e ahoia. Una volta fatta questa bella full face, la andiamo a settare. Vuoi tornare un attimo su YouTube? Non so se questa faccia sia il caso, guarda. Vabbè, basta una mano. Aspetta allora, dai, su, che ti vogliono, ti acclamano. Sento già le grida. Ciao ragazzi. Dov'è la mano, scusa? Eccomi, ciao ragazzi. Poi ci fa cascare tutto lo sfondo. Ciao ragazzi.
Porca trota, così chiudono il video, giù. Metterò un po' di mascara e poi metterò le ciglia finte, perché sennò è un po' una cosa sprecata. Guardate che bel look da sera, scintillando. Però prima mi stavo per scordare, una bella riga di eyeliner, e usiamo questo nuovo prodottino di Benefit, che è il roller liner. Ve l'ho fatto vedere su Instagram qualche giorno fa, quindi lo andiamo anche a provare. Allora, non mi ricordo se quando si asciuga è lucido o opaco. Adesso vedremo. La cosa bella, almeno che a me piace, è che ha lo scovolino comunque rigido. Ok, questo eyeliner mi piace perché è riuscito a gestirvelo bene. Secondo me è adatto anche per chi non è proprio praticissimo. Tipo Giulia lo può usare? Tipo io sono bravissima a mettere l'eyeliner. No, non è vero, Giulia è bravissima perché si mette solo l'eyeliner. Adesso ultimamente le sto insegnando a fare la cat quiz. Se no prima non sapeva neanche che è. Ok, ho applicato le ciglia finte. Queste qua sono le cerbiatta di Mulac, tra le mie preferite. Sicuramente stanno benissimo con questo look. Adesso finiamo la base viso. Utilizzo sempre la mia palettina che mi porto presso. Nel mentre prendiamo un'altra domanda e poi ne facciamo un'altra per i rossettini invece per le labbra. Chiara Sant'Angelo trattino basso mi chiede: Ila, l'extension alle ciglia le rovina, non avevo intenzione di farle. Allora, questa cosa me la chiedete in tante, perché come sapete io le ho portate per tantissimo tempo, avendo io le ciglia praticamente inesistenti. In realtà non le rovinano se andate da chi le sa fare e le sa fare bene, e soprattutto se poi non ve le togliete da sole, perché io ad esempio le prime due volte che le ho fatte sono andata ok tranquilla, sempre da persone brave, non ho mai avuto problemi di questo genere, però poi mi ero tipo stufata, non mi ricordo che cosa mi era passato per la testa, e me le sono tolta da sole. Io sono sempre tra virgolette nel settore, ho fatto l'estetista, quindi queste cose le ho studiate e le ho sapute togliere bene, però logicamente non avevo il prodotto adatto. Mi sono messa lì piano piano con l'olio e l'ho tolte. Quello che vi consiglio sempre appunto è di andare, se poi volete toglierle, da chi siete andate a farle, e non vi si rovinano per niente. Magari sì, appena le togliete potrebbero essere un po' più deboli, ma vi si riprendono subito. Assolutamente, se volete provare a farle fatelo, però ripeto, andate da persone brave. Altra cosa che vi consiglio è la laminazione, ragazzi. Se avete delle ciglia che tendono ad andare in basso o che comunque sì sono lunghe ma non si vedono troppo, fatela, perché quella vi cambia proprio la vita. Così e così potete fare anche le nail, comunque il colore. Allora, per il blush me ne rubo uno dalla Queen, dal suo cassettino magico. Prenderò questo qui di MAC con Kelly Osbourne, credo, Cheeky Bug. Io non sono un amante dei blush, ammetto che concludono bene il look. E poi, visto che Giulia è un amante degli illuminati, gliene rubiamo uno. Vi dico soltanto che ha un cassetto qua sotto, esatto, pieno solo di illuminanti, quindi sarà dura, perché io vorrei provare qualcosa che non ho mai usato. Allora, questa palettina di Glam Glow, guardate che bella, solo che i colori non lo so, non mi ispirano proprio glowy. Poi vabbè, c'è questa di Mulac che già so che è pazzesca. Volevo provare questo qui di Puro Bio che mi ispirava, soltanto che è lo 02 ed è rosa, cioè rosa, pessima rosa. Quindi proveremo questa, che è una palettina di Sleek, esattamente la Solstice. Lei me ne parla sempre benissimo, come vedete è leggermente utilizzata, quindi la andiamo a provare. Farò tipo un mischio di tutti i colori tranne quello arancio magari, che poi mi sembrano tipo in crema, non lo so. Allora, sto senza occhiali, quindi probabilmente magari l'avrò già messo, ma io non lo vedo. Non mi sorprende troppo, devo dire. Quindi per dare quel twist, ragazzi, niente da fare, utilizzeremo questi qua di Mulac. Glowy Bunny, che è il mio preferito. Oh, eccolo qua. Ne metto un pochino anche sotto il sopracciglio. Ne metto un po' anche qui. Prendiamo un'altra domandina. Edina99 mi fa una domanda che sinceramente mi interessa tantissimo, e mi interessa sapere anche la vostra su questo argomento, perché mi chiede come si può ottenere delle belle foto close up di make up con l'iPhone. Io a volte le faccio, devo essere onesta, nonostante abbia reflex, macchinette su macchinette, però si può fare, ragazzi, e mi piacerebbe fare una sorta di rubrica dove rispondo un po' alle vostre curiosità sul mondo di YouTube, influencer, make up artist, come collaborare, come iniziare a fare le foto, i video, eccetera eccetera. Fatemi sapere se vi interessa qua sotto nei commenti. Però penso di sì, perché in generale mi arrivano tantissime domande. Comunque, riguardo a questa, la cosa che ti consiglio è sicuramente di fare le foto con la fotocamera esterna, quindi metterti così, fare le foto magari con davanti uno specchio, così capisci bene la prospettiva. E poi l'importante è avere i programmi giusti per editarle, quindi anche saperla tagliare nel giusto formato. Non è difficile, basta soltanto applicarci un pochino. Finisco il trucco degli occhi, quindi riprendo la palettina, mi riprendo i due colori che ho usato nella piega, quindi Axis e
Rhodey. Tra l'altro perdonate se vedete che non ho un'unghia, ma appunto mi serviva per l'intervento. Pennellino e andiamo sotto a sfumare. Ora, per dare un twist al look, utilizzo Pandemonium, la 24/7, la matita di Urban, nella rima interna. Vedete, ci sta, è anche bene dal maglioncino. Adesso avete due vie. Continuare con magari un look strong, però a me con questo tipo di look piace più avere labbra nude. Voglio provare con voi le lip mousse di Giuliana, queste qui che ho fatto con Cosmify. Adesso ho preso questi due colori che erano quelli che secondo me ci stavano meglio. Sono la 04 e la 02. 02 è quello più marroncino, 04 è quello più rosa. Penso che andrò con lo 02. Allora, pigmentazione buona. Mi piace anche lo scovolino perché è piccolino, quindi mi permette di essere precisi. Sì, devo dire che mi piace molto. Adesso vediamo come si asciuga. Però è molto confortevole per me con le labbra secche, comunque avete visto piene di righettine, non le va a enfatizzare. E con questo il nostro look è complete. Rispondo a giusto qualche ultima domandina, visto che comunque abbiamo finito. Costi trattino basso Pentangelo mi fa una domanda un pochino inusuale, cioè: sai consigliarmi una meta estiva con le amiche? Allora, io non sono una festaiola, non mi piace andare in vacanza d'estate in mete tropicali o con il mare, lo sapete se mi seguite, quindi sicuramente non sono la persona più adatta, però sicuramente se fai una ricerca su internet troverai qualcosa e qualcuno più adatto a dirtelo. Ferrarire mi fa una domanda un po' filosofica, diciamo così. Pensi che nella vita accada tutto per una ragione? Bacini, un bacio a te. Allora, io mi sono tatuata sul braccio qua la scritta Destiny, quindi sicuramente credo al fato, al destino e a quello che gli dèi vogliono farci fare, per citare appunto Vikings. Quindi sì, ci credo, però credo nello stesso tempo che comunque anche siamo un po' noi ad influenzarlo. Nulla accade se poi noi non ci muoviamo per farlo accadere, insomma, non so come spiegarvi. Non è che se io voglio diventare magra, esempio, sto ferma sul divano, mangio e da un giorno all'altro mi sveglio che sono pazzesca. No, quindi questo era un esempio adesso stupido e banale, però per spiegarvi, insomma. Credo che alcune cose siano destinate per noi, per essere fatte da noi, per essere vissute da noi, alcune persone per essere incontrate da noi. Quindi sì, perché no? Comunque, aggiornamento della lip mousse, si è seccata, però come so, come vedete, non è non transfer, però rimane bella pigmentata, mi piace assai. Comunque, in linea generale, questo è il look finale, mi strapiace, è molto glam, molto night. Moscena sei tu. Io spero vi sia piaciuto. Comunque è semplicissimo da fare, come avete visto, tre colori. Spero di aver risposto a più domande possibili. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, vi caricherò anche magari la fotina del look. Rimanete sintonizzati per i prossimi video. Iscrivetevi se ancora non lo siete. E se vi è piaciuto questo video, pollicino in su. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto ai prossimi video. Ciao.